Bentornati da Riccardo Borgia con questa nostra nuova puntata di Rosso Corse, dove andiamo ad affrontare i temi legati al professionismo dello sport, a tutto il motorsport, ad esempio come la Formula 1, la MotoGP e alla mobilità sostenibile, alla mobilità di tutti i giorni che ci rende a noi protagonisti in strada. Ma partiamo dalla nostra consueta rassegna, dove insomma affrontiamo tutte le notizie riguardanti la MotoGP, la Formula 1, il mondo del professionismo. E partiamo dall'evento, dall'incidente accaduto a Alex Zanardi, al campione paralimpico che lo ha visto protagonista, è stato comunque sottoposto a un intervento delicato neurochirurgico maxillofacciale e nonostante comunque la gravità della situazione, i parametri emodinamici e cardiovascolari sono stabili, però fanno ancora sperare. Chiaramente il campione riuscirà a vincere questa battaglia e di questo ha parlato il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena, Sabino Scolletta, che comunque ha fornito dei particolari in merito alle condizioni di Zanardi. Il trauma cranico facciale è stato comunque definito preoccupante dai medici e purtroppo potrebbero esserci delle conseguenze alla vista e alla respirazione. La frattura sono quelle craniche del massimo facciale. Ci sono frammenti ossei, dislocazioni importanti degli apparati visivi senza entrare comunque nel dettaglio, le lesioni sono veramente importanti e gravi, quindi ci sono comunque degli aggiornamenti in merito, ma si attendono comunque ulteriori giorni, ulteriori esami per chiarire un po' il quadro clinico al meglio. E ora cambiando argomento, parlando sempre della Formula 1, il 2020 comunque si preannuncia comunque pieno di eventi e ha parlato della ripresa della Formula 1 Mark Webber. Mark Webber che ha parlato della lotta tra Hamilton e Verstappen e dichiara che il 2020 sarà una questione tra loro due. Non vedo nessun altro grado di inserirsi nella lotta per il titolo. Diciamo quindi tagliando un po' fuori la Ferrari dalla lotta per il titolo e vedendo un po' questi due piloti e soprattutto la scuderia Mercedes e la Red Bull come protagoniste del mondiale. Inoltre, insomma, parla della Ferrari e dichiara che la Ferrari non sarà parte della partita. Ho fiducia nelle potenzialità, appunto, della Red Bull. L'unica incognita è legata alla Honda e se la power unit giapponese sarà in grado di tenere quella della Mercedes. Appunto, queste le parole di Mark Webber, del pilota, l'ex pilota di Formula 1. E passando invece, ora cambiamo argomento, passiamo dalle quattro ruote alle due ruote, parliamo di MotoGP e del campionato di MotoGP che riprende, insomma, sappiamo delle difficoltà incontrate per organizzare il tutto, soprattutto per organizzare i doppi appuntamenti all'interno di un solo Gran Premio e questo però non ha portato comunque a una confusione di sorta, ma comunque a una definizione completa del calendario. E infatti il doppio appuntamento, però quello a Misano Adriatico a settembre, è stato soggetto di diciamo criticità volte agli spostamenti, però diciamo tutti un po' nel mondo del motorsport sono positivi, soprattutto Stefano Bonaccini che dichiara: lo abbiamo voluto costruire insieme ai territori per ribadire il nostro impegno per lo sport come strumento di coesione, occasione unica di promozione della nostra regione, Regione Emilia-Romagna, che comunque si affaccia appunto al MotoGP con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel weekend dell'11 e 13 settembre e appunto il nuovo Gran Premio dell'Emilia-Romagna appunto del 18 e 20 settembre. E appunto sempre Bonaccini parla della questione della ripresa. Anche qui ci siamo rimboccati le maniche per aver deciso di scommettere su due eventi nel nostro paese, appuntamenti che rimanderanno in tutto il mondo grazie alla copertura televisiva e le immagini della nostra terra. Abbiamo comunque speranza di poter vedere a settembre almeno una parte di pubblico presente, perché diciamo che questo è la
appunto è il punto fondamentale della ripresa del motorsport, ovvero la presenza del pubblico presente. Infatti, molti piloti hanno criticato questa scelta di non voler, diciamo, riprendere senza il pubblico, ma poi sono arrivati comunque pareri contrastanti. Ci sono pareri di chi pensa che comunque il pilota sia concentrato sulla gara, sulla propria guida, e quindi non si soffermi poi così tanto sulla presenza del pubblico, se non per la festa del podio. E però, parlando appunto di piloti, non si può parlare che del mercato dei piloti e di Andrea Dovizioso, che comunque riprende e dichiara: sto benissimo, sono allenato come non ho mai visto e abbiamo avuto molto tempo per prepararci, non abbiamo avuto eventi comunque per allenarci nel dettaglio con le nuove moto, ma comunque ognuno di noi si è portato in pista per arrivare alla ripresa al meglio. E un campionato comunque dove non si può sbagliare. Anche Dovizioso parla di questo: ci sono tante gare e soprattutto alcune gare doppie, quindi non si può sbagliare, non ci si può prendere la briga di sbagliare nemmeno una gara per vincere il mondiale. E appunto, parlando di Ducati, il mercato piloti Ducati è aperto comunque, con Miller già sicuro del suo posto nel 2021, e però Dovizioso che appunto è ancora in trattativa per il rinnovo. Il futuro in Ducati vedremo, vi faremo sapere. Scherza il pilota italiano, che spera comunque, insomma, per Petrucci di trovare un posto in MotoGP, visto anche il talento che possiede il pilota italiano. E in ultimo parliamo non di MotoGP, sempre delle due ruote, ma di Superbike. Anche la Superbike è pronta a tornare finalmente, lo farà il weekend tra il 31 luglio e il 2 agosto a Jerez, e appunto lo ha annunciato la Federazione Internazionale del Motociclismo, che comunque ha reso noto un calendario per ora provvisorio. Si proseguirà in Portogallo ad agosto per poi tornare in Spagna per un nuovo tris, doppio weekend ad Aragona e poi in Catalogna. A ottobre invece si torna in Francia e poi due gare ancora nel weekend del 9 e 11 ottobre in Argentina e poi quella italiana a Misano tra il 6 e l'8 novembre sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Restano comunque ancora dei dubbi presenti sul calendario e i round, soprattutto quelli di Olanda, Gran Bretagna e Qatar, che comunque sono rispettivamente ancora con qualcosa da definire. Infatti, nel comunicato ufficiale della FIM fa sapere che il ritorno del campionato si terrà inizialmente senza pubblico o comunque con pubblico presente in maniera limitata sui circuiti, quindi anche qui c'è la problematica del pubblico. In conclusione di puntata, appunto parliamo come di consueto della mobilità sostenibile di tutti i giorni, della mobilità quotidiana, e oggi parleremo della tecnologia della nuova Fiat 120 e soprattutto come i concessionari hanno riaperto, stanno iniziando a vendere automobili. Il mercato dell'automobile è in forte difficoltà, in forte calo, e vediamo appunto come stanno andando avanti e stanno riprendendo con la vita quotidiana. Io vi do appuntamento sempre a domani con Rosso Corse. Un saluto da Riccardo Borgia.
Fiat 120 esposto al Salone di Ginevra del 2019 è tornato improvvisamente di attualità per aver vinto in Francia il premio speciale della giuria del Trofeo Argus 2020. Il riconoscimento è stato ritirato da Olivier François, presidente del brand Fiat, che si è un po' sbilanciato sugli sviluppi di questo progetto. E quanto emerso porterebbe a una conclusione. Molti dei contenuti di quella concept verranno trasferiti alla quarta generazione della Panda, che seguirà la prima indimenticabile del 1980, quella meno spartana e più ambiziosa del 2003, e l'attuale, lanciata nell'ormai lontano 2012. Ovviamente la futura Panda, ma non è certo che si perpetui la tradizione del nome, non avrà i cerchi giganteschi del prototipo, che piacciono tanto ai designer ma avrebbero costi improponibili, né le porte con apertura d'armadio, che comporterebbero notevoli problemi di resistenza agli urti laterali per la mancanza del montante centrale. Per il resto, l'approccio stilistico esterno e interno potrebbe non differire molto. L'abitacolo, come quello delle sue progenitrici, sarà all'insegna della massima versatilità, essenziale nelle linee, con tanti spazi per oggetti di varie dimensioni e con una modularità spinta dei sedili. Però, nella sua semplicità, terrà in grande conto infotainment, connettività e digitalizzazione, seppure con soluzioni proponibili a prezzi popolari. Ma soprattutto ci saranno possibilità di personalizzazione mai viste su una Fiat. Forse è eccessivo dire che la vettura verrà proposta come uno spazio vuoto da arredare a piacimento, ma non ci allontaneremo nemmeno troppo dal vero. Lo stesso varrà per l'esterno, che conterà su una gamma di colori, finiture e abbinamenti quasi sconfinata. E forse gli stessi concessionari potranno essere attrezzati per applicare pellicole esterne colorate, il cosiddetto wrapping, per cambiare l'aspetto dell'auto successivamente alla vendita. Come anticipato Olivier François, saranno almeno 4 le versioni di carrozzeria. Oltre a quella classica a 5 porte, non è azzardato ipotizzare un SUV, del resto sarebbe insensato non dare un erede all'apprezzatissima Panda 4x4, una versione specificamente destinata al tempo libero e ampiamente apribile, oltre alla variante van per uso commerciale che non è mai mancata nella gamma Panda. La 120 aveva la propulsione elettrica e introduceva l'idea delle batterie modulari, in certi casi anche estraibili, per passare da un'autonomia base di 100 km fino a 500 km, ma non è detto che il modello definitivo rinunci ai motori termici. Del resto, dopo la presentazione della 120, si è concretizzato il matrimonio fra FCA e PSA e con esso è emersa la possibilità, o l'inevitabilità, pensano in molti, di utilizzare piattaforme francesi, e alla 120 servirebbe la CMP, cioè la stessa di Peugeot 208, Citroën C3, DS3 Crossback, Opel Corsa e via discorrendo, adatta sia a motori termici sia elettrici. In ogni caso, a seguito di questa rivoluzione industriale, i programmi di FCA hanno subito un rallentamento e ben difficilmente la nuova Panda arriverà nelle concessionarie prima del 2022. Quindi, nell'attesa, perché non ricapitolare come va la DS3 Crossback E-Tense che meccanicamente potrebbe avere parecchio in comune con la 120? Ci rivediamo nel prossimo servizio. Eccoci quindi alla DS3 Crossback E-Tense. Mettiamoci un po' di fantasia e proviamo a considerarla un'anticipazione della prova su strada della Fiat 120. Come ci si aspetta da un'elettrica, la E-Tense si muove in silenzio. Quello che invece potrebbe ancora sorprendere chi non ha mai guidato vetture di questo genere e quindi le assimila ancora a dei giocattoli da Luna Park o da campo da golf è la risposta immediata ed energica a ogni minima pressione sul pedale dell'acceleratore. Questo effetto viene esaltato se si preme il pulsante Sport sulla console, che dà fondo ai 136 cavalli promessi. Le altre due modalità di funzionamento sono Comfort, con la quale si beneficia di 100 cavalli, e quella Eco, che abbassa il limite a 80 cavalli e ottimizza anche il funzionamento del climatizzatore per ridurre il consumo e aumentare l'autonomia. Comunque, se in Sport la sensazione è addirittura quella di avere a disposizione una potenza superiore a quella massima dichiarata, anche in Eco, pur con meno reattività, si fila via lisci e senza bisogno d'altro, a meno che non si abbia una fretta dannata. Volendo, se si teme di andare in debito di autonomia, si può anche aumentare la capacità rigenerativa in frenata, basta inserire la funzione Brake tramite il selettore sulla console e così, quando si rilascia l'acceleratore, la vettura rallenta anche in modo più energico, quasi fino a fermarsi senza toccare il freno. Bisogna farci un po' l'abitudine per evitare di sballottare chi sta a bordo, ma poi diventa un tipo di guida naturale, senza contare che in questo modo si usano meno i freni, si risparmia sulle pastiglie e si inquina meno, visto che il consumo delle guarnizioni di attrito, come quello dei pneumatici, comporta le emissioni di sostanze nocive. In marcia questa DS3 mette in mostra uno sterzo preciso e un assetto piuttosto rigido, che in effetti non fa coricare troppo l'auto in curva nonostante il peso elevato. La E-Tense infatti ha sulle spalle 250 kg più di quella diesel.
Ma se il matrimonio con FCA portasse ad avere effettivamente una comunanza di elementi con la 120, la Fiat probabilmente avrebbe una massa inferiore, anche perché sarebbe più corta di circa 40 cm. Ovviamente quest'auto dà il meglio in città perché la maneggevolezza è straordinaria e la guida comporta pochissima fatica. Non ci sono scosse né vibrazioni, ci si muove nel silenzio quasi assoluto perché alle basse andature non si avverte neppure il rumore di rotolamento dei pneumatici e lo spunto al semaforo è sorprendente. Il comfort non è fatto male neppure sul pavé, sui binari del tram ed eventualmente su un asfalto mal tenuto. Secondo la DS, la batteria da 50 kWh permette un'autonomia di 320 km. Se si ha la fortuna di imbattersi in una colonnina da 100 kW, in mezz'ora si rigenera l'80% della carica. Con la presenza in garage più verosimile di un wallbox da 7,4 kW, occorrono 7 ore e mezza per un pieno raso, se mi passate il modo di dire. La DS3 Crossback E-Tense però non ci permette di fare ipotesi verosimili sui possibili prezzi della Fiat 120, perché la francese è una compatta premium, molto curata nella finitura e nella scelta dei materiali, e con personalizzazioni sofisticate e a volte costose. Tanto è vero che i prezzi oscillano tra 39.600 e 43.100 euro in base al livello di allestimento, mentre per l'italiana dovrebbero essere necessariamente più bassi. E anche di molto. Lo scorso maggio ha segnato l'inizio della cosiddetta fase 2 per quanto riguarda le misure sociali finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus e anche le reti di vendita delle auto hanno ripreso l'attività. Ma il pubblico non avrà il dubbio che uscendo da casa per andare in una concessionaria possa dover fare i conti con qualche recrudescenza del virus? Certo, tutte le grandi case automobilistiche hanno siti web molto ben fatti e documentati, che illustrano i prodotti con grande dovizia di particolari e tramite i quali si può anche procedere all'acquisto di un'auto. Ma volete mettere la tranquillità che si ha nel prendere la decisione finale dopo aver visto, toccato e provato l'oggetto dei nostri sogni? E allora gli autosaloni si sono attrezzati perché questi preliminari possano avvenire in modo rassicurante per i potenziali clienti. Per darvene un esempio, vi portiamo virtualmente in una grande concessionaria Mazda, la Bianchessi Auto di Cremona. Le aree comuni, comprese sale di attesa e uffici, sono state riorganizzate affinché le distanze minime necessarie possano essere rispettate da tutti, facilitati anche dalla presenza a terra di segnaletica. Sono stati installati schermi parafiato in plexiglass, dove è prevista un'elevata interattività tra le persone, come la reception, e i clienti presenti all'interno della concessionaria vengono contingentati in base alle legislazioni locali, grazie alla programmazione degli appuntamenti. All'ingresso, ciascun cliente viene dotato di mascherina, se ne fosse sprovvisto, e sono messi a sua disposizione prodotti igienizzanti per le mani. Se il visitatore lo desidera, il venditore, indossando guanti e mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza prescritta, procede alla presentazione statica dell'auto che è stata precedentemente sanificata in modo da non presentare rischi salendo a bordo. Al termine di questa fase, la vettura presente in esposizione viene nuovamente sanificata dentro e fuori dal personale dell'autosalone. Anche il test drive può essere svolto in sicurezza. Le chiavi dell'auto sono consegnate igienizzate e il cliente viene accompagnato dal venditore, che occupa il sedile posteriore destro. Se non c'è questa possibilità, anche semplicemente perché la vettura ha solo i sedili anteriori, il venditore precede il potenziale cliente su un'altra vettura, restando in contatto telefonicamente per fornire le informazioni necessarie come se fosse a bordo con lui. Alcune concessionarie, comunque, consentono al cliente di effettuare il test drive in autonomia. Naturalmente, al termine di ciascuna prova su strada, tutte le parti della vettura con cui il cliente è stato in contatto vengono di nuovo igienizzate con attenzione, per garantire la tranquillità di chi utilizzerà l'auto successivamente. Basteranno queste idee ed agevolazioni per far ripartire la domanda? Da sole probabilmente no, e occorrerà anche l'intervento del governo. Ma alcune proposte sono sul tavolo, ha dichiarato Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia. Del resto, il comparto auto ha un peso determinante sul PIL e una certa attenzione sarà dovuta, perché l'auto non deve essere dimenticata né demonizzata. Non è la prima volta che un costruttore di moto spoglia una supersportiva per dare vita a una naked ad alte prestazioni. Ma questa volta Ducati ha fatto molto di più.
perché il risultato è sorprendente. Un gioiello che pesa 178 kg e dispone di 208 cavalli, omologato per circolare tutti i giorni su strada e allo stesso tempo in grado di regalare divertimento in dosi massicce in pista. La Street Fighter V4S è un oggetto che non lascia indifferenti. Deve essere maneggiata con cura e i suoi limiti non sono avvicinabili dal motociclista medio. Ogni dettaglio ha una funzione, dalla ricca dotazione elettronica alla coppia di spoiler laterali, il cui compito è quello di assicurare un carico aerodinamico di 28 kg alla velocità di 270 km/h. Provarlo di persona, però, non sarà facile, perché già alle andature autostradali le vertebre cervicali sono sottoposte a un forte stress. Per averla bastano 22.990 euro, non pochi in assoluto, ma briciole se si considera quanto bisognerebbe investire per una supercar con prestazioni simili. Fase 2 è iniziato ufficialmente il 4 maggio in tutta Italia. L'ultimo DPCM ha allentato, per la verità di poco, le briglie e molti italiani, si dice 4 milioni e mezzo circa, tornano a lavorare. Senza entrare nelle mille polemiche che si stanno sollevando in questi giorni, ci limitiamo a sottolineare che più che di un ritorno alla normalità, si tratta di un cambiamento epocale delle nostre abitudini quotidiane. Prendiamo ad esempio Milano, la metropoli italiana per antonomasia. Ebbene, nel capoluogo lombardo l'utilizzo dell'auto per tornare a lavorare è concesso, così come è possibile entrare nelle aree B e C senza pagare alcun pedaggio. Il sindaco Sala e la sua giunta non vietano l'utilizzo dell'auto, la sconsigliano. E per rendere chiaro il concetto stanno stravolgendo la viabilità, inventandosi soluzioni, alcune delle quali diaboliche. Prendete ad esempio la pista ciclabile che collegherà Piazza San Babila a Sesto San Giovanni, come dire una specie di Milano Sanremo in XVI. In pratica verranno sottratti 3 metri di strada e il traffico confluirà su una sola corsia di marcia per far posto alle bici, ai monopattini, ai pedoni, ai tavolini dei bar e altro ancora. Solco che parte dal cuore di Milano e che supera i confini comunali con l'attuale sistema di viabilità è un vero e proprio azzardo. Immaginate, in condizioni normali, quanti ingorghi si possono creare nello spazio di pochi minuti. E se dovesse passare un'ambulanza a sirene spiegate o il camion dei pompieri per un'emergenza? Meglio non pensarci. Puliti e ecologicamente corretti? È assolutamente comprensibile e giusto. Ciò che ci lascia perplessi, e non poco, è invece pensare di rivoluzionare la viabilità di una città complessa come Milano, semplicemente pitturando un po' di strisce qua e là. A questo punto non resta che incrociare le dita. Anche perché noi abbiamo fatto uno specifico riferimento a Milano città, ma è ovvio che queste problematiche riguarderanno anche tante altre città italiane ad alta densità di circolazione come Torino, Roma, Napoli e via discorrendo.